questo muro che tu tieni con te, blocca il tuo sistema e ti allontana da me. Tutta la mia forza ed il mio fare non hanno graffiato un solo mattone, provo con amore a farmi capire, autoconvinta a volte, viaggiatrice nel mio stare. Insomma, si trovano casualmente seguendo questa importantissima trasmissione. Grazie, siciliana. Loredana, applauso solo. E facciamo sistemare. Grazie. Gli sgabelli, perché voglio scambiare due chiacchiere con te. Vieni. Grazie. Ernesto, sistemiamo due sgabelli perché abbiamo cominciato con una prima canzone nel primo blocco, Che bel sogno che ho fatto. Adesso siamo rimasti ancora al primo dei tuoi album con Il muro. Tra un po' andremo ad esplorare questo nuovo CD che sta andando molto bene. Sei contenta, Loredana? Che momento stai vivendo adesso? Sì, un momento che molto con molta calma sta portando sicuramente una buona preparazione, soprattutto artistica, per quanto mi riguarda. Quindi, sebbene insomma sia partita da un contesto televisivo, insomma, come questo, diciamo, sì, vabbè, insomma, quello è sicuramente un contesto nazionale. Però, importante, sicuramente la musica, diciamo che è il primo amore che io, che hai sempre coltivato, no? Lo ricordiamo, lo sanno, sì, tutti. Però diciamo che poi tu adesso stai facendo quello che avevi sognato di fare anche da ragazzina, e che hai sempre fatto con grande impegno, fino a quando poi non è arrivata questa
porta che si è aperta, perché comunque tu l'hai... Sì, è una bella... Una hai bella... lavorato tanto anche su te stessa, no? Assolutamente. Beh, quello sì, è una cosa che non si smette mai, esatto. Insomma, di fare in maniera molto semplice e molto consapevole della cosa, insomma. Ecco, no, dimmi. No, nel senso, più vuoi fare, più devi e più devo tener conto di molte cose comunque che devono limarsi, che devono incontrare anche il pubblico stesso e che comunque devono anche camminare sui binari che sono comunque la musica, l'ascolto della musica, il tempo che comunque vorrebbe la musica perché venisse ascoltata. Tu hai cominciato, lo hai detto prima, con una trasmissione televisiva per quanto riguarda poi il grande impatto col grande pubblico nel 2009. Nel 2010 è arrivato questo primo grande straordinario successo che ti ha un po' avvolta, no? Che è questa canzone che sentiremo tra un istante, per questo sto parlando di questi tuoi inizi, che è Ragazza... Sì, il primo EP, appunto, Ragazza Occhi Cielo. Ragazza Occhi Cielo, sì. Che è una canzone che ti porti comunque dentro, no? Assolutamente. Sicuramente è un bel regalo, e insomma avere un'etichetta del genere, questa etichetta, perché poi alla fine è questo che il piccolo talloncino Ragazzo Occhi Cielo è meglio, ed è molto bello Ragazzo Occhi Cielo, che è sicuramente un altro titolo, nel senso, mi viene da ricordare La Ragazza del Piper, che era la signora, appunto, Patti Pravo, la signora Patti Pravo, e quindi Ragazzo Occhi Cielo un po' mi fa avere l'idea dell'artistoide, diciamo un po' così. Però è la canzone che sicuramente ha ispirato questo autore, che è Biagio Antonacci, con molto impegno e molto entusiasmo. Ed è una cosa che mi appartiene, Ragazza Occhi Cielo, e quindi la porterò sempre anche io con molto entusiasmo. Assolutamente, l'ascolteremo tra un istante. Loredana, tu hai un grande pubblico che ti segue. Sì. Te lo confermo ulteriormente, tu lo sai, ma chi fa il mio mestiere poi ha un contatto diretto con il pubblico, con i telespettatori, anche con le persone che poi seguono i vari artisti. E devo dire che c'è un pubblico che ti segue veramente con grande attenzione, no? Sì. Ecco, tu prima di cantare Ragazza Occhi Cielo, che è la canzone con la quale hai cominciato e con la quale hai iniziato questo percorso che comunque già in qualche modo portavi dentro da ragazzina, che ti senti di dire alle persone che sono presenti qui, ma soprattutto alle numerosissime persone che sono dietro quelle telecamere, che sono a casa, che sono davanti a un computer, che sono davanti ad una televisione e che ti stanno ascoltando? Bravo. Loro sanno. Bene, loro sanno già. Allora, no, io penso che se qualcuno dovesse, insomma, pensarmi, una sola parola, l'amore che è veramente il miracolo, insomma, della vita, il miracolo anche in pioggia di comete, il miracolo della mia vita, quello che vivo. L'amore è quello che si fonda sul rispetto, è la cosa che è molto importante. Ed è una cosa molto reale, perché comunque mi sveglio la mattina e mi accadono delle cose veramente incredibili. Mi accade già, inizio il mio miracolo. E incontro gente, una più speciale dell'altra. Bellissimo, bella. Cantiamo. Belle emozioni. Sistemiamo il microfono. Ragazza Occhi Cielo. Ci siamo? Dai. Adesso, sì, le diamo il tempo di prepararsi e cantiamo questa canzone. Mi dite se ci siamo? Sì? Pronti? Datemi notizie, la posso annunciare? Mi dite? Ecco, perché... Un attimo di pazienza. Beh, è un momento di grande emozione, ragazzi. Sono cose che vanno in diretta, live, eccola. Bellissimo, bellissimo. Ha detto una cosa bella, Loredana. L'amore. Vai con la base. Ragazza Occhi Cielo, ad insieme, dal vivo. Io non ho mai